Bene, è stato molto lungo, adesso lo faccio anche in italiano perché credo che sia importante. Innanzitutto bisogna spiegare che fare questi tamponi non è una cosa da poco, eh, bisogna prima fare il tampone, ovviamente eh, la persona... Eh, il, L'infermiere che lo fa deve essere assolutamente protetto, la persona deve recarsi lì, ovvero andiamo anche a casa di determinati gruppi per fare i tamponi. Poi vanno nel laboratorio, vanno elaborati, vanno eh, poi contattate le persone per dare l'esito. Eh, informato anche ovviamente che devono loro a loro volta poi dare le informazioni sulle persone con cui sono stati in stretto contatto. Tutto questo è un lavoro enorme se parliamo di fino a mille tamponi di questo tipo ogni giorno. Qui bisogna proprio capire che può succedere, che anche in qualche caso. Caso eh, ci impieghiamo di più di 24 ore per dare la comunicazione eh, o comunque la conferma di un esito. Se un tampone risulta positivo, allora non, si, non se ne fa un altro perché allora si ha la certezza. Invece, se è negativo. Uh, lo si fa un altro ancora perché uh, quello negativo può essere anche fasullo per così dire perché forse fatto ancora troppo presto e si aspetta ancora due giorni per rifarlo perché può rilevarsi che poi il virus nel frattempo si è, è evoluto nel corpo della persona e si diventa una persona infettosa ecco questa è uh, un po la uh, tematica poi ovviamente le persone che sono stati in contatto con, in contatto con la persona eh, testata positivamente, devono anch'esse isolarsi per eh, un determinato periodo, tranne nei casi in cui si tratta di persone, cioè per due settimane, quando eh, si tratta invece di persone che devono svolgere un lavoro essenziale. Parliamo, per esempio, di un infermiere o altre persone. Allora si fa un test per escludere che questa persona possa essere infetta per poterla fare tornare al lavoro davvero in questo momento cruciale e essenziale per la nostra società. Questo sarebbe in questo caso attualmente anche il mio caso, perché sono attualmente anche il. Uh, il commissario per l'epidemia e il responsabile ultimo della protezione civile. Ecco, io non sono stato in stretto contatto con una persona, ma in contatto mediato con una persona testata, perciò questa è cautela che stiamo facendo. Comunque, uh, questo non è il tema della domanda. Ecco, uh, per quanto riguarda invece uh, l'ultima cosa uh, che è stata spesso chiesta, perché non facciamo i tamponi sulle persone che hanno dei sintomi e stanno a casa? Noi capiamo sicuramente che queste persone eh, hanno anche la preoccupazione, c'è cioè un certo timore di avere il coronavirus e non si sa, e l'incertezza ovviamente è una situazione difficile. Però non avrebbe senso né dal punto di vista della, uh, del combattimento diciamo, dell'epidemia, delle, dell dell'affrontare il tema, né dal punto di vista uh, scientifico uh, della medicina. Perché uh, quando le persone sono isolate non rappresentano più un rischio per la società. Perciò non bisogna testare quelli che comunque stanno a casa, ma bisogna testare gli altri che si muovono. Perciò adesso... Uh, si uh, cerca sempre di allagare i test anche alle persone che possono rappresentare un rischio e uh, uh, comunque, in ogni caso, adesso vale chi ha dei sintomi. Deve stare a casa, questo è importante nella stragrande maggioranza dei casi, ovviamente poi eh, sono anche una cosa passeggera, però bisogna stare a casa per evitare qualsiasi rischio. Questo, eh, questo è il metodo che è stato applicato anche in paesi che hanno avuto maggiore successo eh, nella lotta contro questa epidemia.